Buongiorno, buon mercoledì 2 novembre, si apre l'edicola di 8 Channel, andiamo subito a consultare insieme i principali quotidiani per avere una panoramica sulle principali notizie. Partiamo subito dal Roma, il Roma che apre questa edizione di oggi con una notizia che riguarda lo sport. Sconfitti ma primi, il titolo che sceglie oggi appunto Repubblica. Il Napoli tiene testa al Liverpool ma si arrende solo nel finale. Ecco, questo è il titolo. Lunedì intanto, come ricorderete, c'è il sorteggio degli ottavi. E qui una foto della partita appunto tra Liverpool e Napoli. Andiamo subito all'interno, guardiamo anche le altre notizie. Ieri le dichiarazioni del governatore De Luca, medici Novax, l'ira di De Luca, il governatore gravissimo e irresponsabile da parte del governo. Riammetterli in ospedale. Scontro sulla decisione del governo Meloni. Nella regione tornano ad aumentare intanto ricoveri e contagi. E sentiamo proprio le parole. Questa è davvero una decisione tutta ideologica e degna della peggiore politica, dice appunto De Luca. Intanto il governatore spara zero sul primo provvedimento parlando di una offesa alla stragrande maggioranza dei medici responsabili e un'offesa soprattutto ai pazienti e ai contagiati dal Covid. Alle perplessità quando non all'aperta ostilità dei camici bianchi in campagna, ora si aggiunge anche l'ira del numero uno di Palazzo Santa Lucia. Torniamo sulla panoramica, ma ora non tornino nei reparti a rischio la richiesta dei camici bianchi ospedalieri, tutelare i fragili, valutare caso per caso, anche se i numeri dei medici non vaccinati in campagna sono limitati, negli ospedali resta una certa preoccupazione. Il siero contro il Covid, dove andranno sistemati i Novax? È possibile che lavorino in reparti dove ci sono pazienti fragili e a rischio? Nella regione sono circa 200 i non vaccinati contro il virus che si apprestano a rientrare, secondo la NAO Assomed. L'esecutivo intanto finisce sotto assedio, dubbi di Forza Italia, bufera politica Valente, schiaffo a chi ha rischiato la vita in corsia. Gasparri, medico Novax, come il pilota che ha paura di volare, quindi scontro politico sulla decisione del governo Meloni. Ma cambiamo decisamente argomento, parliamo di Napoli, tra le mete preferite in Italia per il Ponte di Ognissanti, un vero e proprio boom e la città diventa capitale del turismo. Un giro d'affari stimato in 24 milioni di euro per il capoluogo, 35 pensate per tutta la regione, ma la padrona insomma la vince Napoli sulle altre tappe. Il ponte è da sold out, B&B pieni, ristoranti stracolmi, si va verso un'immacolata dai grandi numeri, centro storico, tanti visitatori, ma l'accoglienza è inadeguata per gli operatori del settore. Ci sono ancora tante, troppe criticità irrisolte, dalla sicurezza ai trasporti, alla vergogna delle strade invase dai rifiuti. Continuiamo a sfogliare in Roma. La stretta antisballo, il fatto del giorno, provvedimento di piante dosi e la battaglia. Le opposizioni a rischio, ora ci sono tutte le manifestazioni, il Viminale falso, non c'è pericolo. Denunce e sequestri per il rave di Modena, San Giuliano da piante dosi, una lezione a Lamorgese. Pugno duro del ministro, ma intanto il ministro della cultura dice un museo della Shoah a Roma, togliere la libertà, fu il male assoluto di Mussolini. Quindi si calmierano alcune posizioni proprio per rimarcare l'orientamento del nuovo governo Meloni. Andiamo avanti. Temi internazionali. Mosca rilancia la minaccia del nucleare. Tre navi cariche di grano verso il Mar Nero. Erdogan prova la mediazione tra Putin e Zelensky. Intanto l'Occidente dice sta spingendo il mondo verso una guerra globale. L'Ucraina è più sempre sotto attacco della Russia. Continuano gli attacchi aerei sul paese, mentre Kiev, dopo i bombardamenti delle forze russe, l'approvvigionamento idrico ed energia elettrico è stato completamente ripristinato. Il sindaco di Kiev dice che l'approvvigionamento idrico delle case dei residenti è stato ripristinato. Ringrazio gli specialisti che hanno lavorato per un giorno intero garantendo il ritorno dei servizi. Concorsi.
Andiamo a Benevento, 113 nei guai, chiusa l'inchiesta del PM Sansobrino e della Finanza sugli asseriti brogli per le assunzioni nelle forze dell'ordine. Quindi una notizia di cronaca giudiziaria di Enzo Spiezia dal Tribunale. Torniamo sulla panoramica dei giornali. Guardiamo insieme Repubblica Nazionale proprio per continuare con le notizie dall'Italia e dal resto del mondo. No alla legge Manganello, torniamo sul provvedimento del neo ministro Matteo Piantedosi. Rivolta di opposizioni e giuristi per l'attacco indiscriminato del governo alla libertà di raduno. È delirio incostituzionale. Anche gli scienziati contro Meloni, falso il primato di morti Covid dell'Italia. E Fratelli d'Italia vuole liberarsi di Fuortes e prendersi la RAI. Cambia il patto di stabilità e Roma rischia di finire sotto tutela. Il governo Meloni, andiamo all'interno con la norma anti-rave e anti-occupazioni, riesce a ricompattare l'opposizione. Da Conte a Letta si scatena la protesta. Legge da stato di polizia. Il Viminale precisa che non verrebbe leso il diritto di espressione, ma Forza Italia prova a mediare chiedendo le pene siano ridotte ad un massimo di 4 anni rispetto ai 6 previsti dall'esecutivo. Andiamo all'interno. La rivolta contro il governo, il reato da polizia, da stato di polizia. Abbiamo visto appunto Henri De Luca, Amnesty, Letta, Conte, insomma fronte unico contro la legge, sanzioni contro la gioventù, il Viminale precisa non si lede il diritto di espressione e Forza Italia prova ad evitare le intercettazioni, pene ridotte a 4 anni. Cosa dice il nuovo reato? Guardiamo insieme per sintesi proprio i punti essenziali di questo provvedimento. L'invasione di terreni. Il nuovo reato introdotto dal decreto del governo è così definito. Invasione di terreni, edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Pene fino a 6 anni. Andiamo sempre nello specifico. Il nuovo reato prevede per gli organizzatori e promotori dei raduni abusivi che vanno dai 3 ad un massimo di 6 anni di reclusione o multe che oscillano tra i 1.000 e i 10.000 euro. Ancora. Le intercettazioni, uno dei punti più contestati è quello che riguarda, leggete proprio con me, la possibilità per gli inquirenti di intercettare conversazioni tra gli organizzatori e partecipanti al raduno. E poi ancora, quarto punto, la confisca e sorveglianza delle cose utilizzate per realizzare, leggete con me, la finalità dell'occupazione. Chi verrà indiziato invece potrà essere sottoposto ad una sorveglianza speciale, punito anche chi partecipa al rave, quindi anche i partecipanti. L'intervista anche all'ex sindaco di Milano, Pisapia, che dice il nuovo reato è inutile e controproducente, così i giovani serve più dialogo e meno repressione. Questa è la prima pagina del primo piano, guardiamo anche la seconda, l'allarme dei giuristi e degli avvocati, un delirio anticostituzionale e peggio del codice Rocco. Flick, non serve un nuovo reato, azzariti, lesa la libertà di manifestazione, il decreto potrebbe finire davanti alla Consulta. L'ideatore del decreto, l'irpino Matteo Piantedosi, nuovo ministro dell'Interno. Zero Calcare, l'intervista Meloni fa la destra ma la sinistra ha smarrito se stessa. Il disegnatore nelle mosse di queste ore vede una continuità con i decreti di Salvini. L'artista e disegnatore Zero Calcare a dicembre inaugurerà la sua personale a Milano dopo il botto. Quindi anche un'intervista a Zero Calcare oggi su Repubblica. Bruxelles, è difficile il debutto per la Premier, aiuti per sostenere le sanzioni a Mosca. La Meloni chiederà a von der Leyen risorse comuni contro il caro bollette e l'uso dei fondi di coesione, sonderà i margini sulla manovra e sul PNRR. Il colloquio, Bignami, io vestito da nazista, grave ma in quella foto non mi riconosco più. Galeazzo Bignami, il nuovo viceministro alle infrastrutture, l'esponente di Fratelli d'Italia, vestito da gerarca nazista durante una festa. Vedete la foto dello scandalo di Bignami. Intanto cambia il patto di stabilità, ma l'Italia con le nuove regole rischia di finire sotto tutela. Tra una settimana arriva la riforma, un piano di rientro dal debito di 4 anni che sarà trattato a Bruxelles. Il patto di stabilità e la crescita, ma andiamo all'interno, guardiamo insieme qualche passaggio dell'articolo dell'inviato da Bruxelles. La riforma del patto di stabilità
preparata dall'esecutivo europeo è pronta. La riunione collegiale approverà tra una settimana, mercoledì prossimo. L'obiettivo dell'ultimo anno è stato quello di rendere il patto meno stupido rispetto alla congiuntura che l'Unione Europea ha vissuto dopo l'esplosione della pandemia e che ora sta vivendo a causa dell'attacco in Ucraina. Le regioni vogliono ancora più navigator, grana per il governo, il Ministero del Lavoro. I contratti non sono prorogabili, ma la Sicilia ha già rinnovato per 2 mesi. La formula del sostegno logistico, della governance, si può dire, di chi percepisce il reddito di cittadinanza, la posizione delle regioni. Il Covid, ecco le dichiarazioni del governo, una bugia, il primato dei morti in Italia, gli scienziati smentiscono Giorgia Meloni. Dal 5° posto del 2020 al 53° dell'anno dopo, Ricciardi grazie a misure e vaccini. Le posizioni, 25° dall'inizio, se si considerano tutti i decessi dall'inizio della pandemia, l'Italia è dietro i paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito. Quinta, nel 2020 è stato l'anno più duro, il primo paese a sperimentare la pandemia, solo altri 4 hanno avuto più decessi. 53° nel 2021, le politiche anti-Covid e le vaccinazioni hanno ridotto la mortalità e l'Italia è andata meglio di tanti altri paesi. Quindi questi punti salienti con cui gli scienziati, dati alla mano, smentiscono Giorgia Meloni. Andiamo ancora avanti, non è affatto vero quel che dice il governo, spiega Walter Ricciardi, igienista della Cattolica, già consulente di Speranza. I dati rivelano che nel 2020, anno nel quale siamo stati travolti dalla pandemia, siamo stati quinti al mondo per numero di decessi ogni 100.000 abitanti, dietro paesi come il Perù e il Belgio. Se invece si osserva il 2021, siamo al 53° posto e abbiamo appunto guardato insieme i dati anche nello schema. Intanto il tema del medico Novax che torna al lavoro, i nuovi provvedimenti, ritorno tra i miei pazienti a testa alta. Basta odio, non sono un untore, parla Dario Giacomini, il radiologo dell'ospedale di Vicenza. I vaccini sono stati un'operazione politica, non fermano i contagi. Questa è la dichiarazione del 46enne da radiologo medico Novax. La TV pubblica forte sta da Viale Mazzini alla Scala, la mossa di Fratelli d'Italia per conquistare la RAI. In primavera la D andrebbe al posto del sovrintendente del Teatro di Milano per poi dar via al risico di poltrone nel CDA e nel TG. Quindi anche sull'informazione e sulla cultura partono le grandi manovre del nuovo governo. Via il canone Rai, sì, il Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, in una diretta Facebook annuncia la svolta proprio per le comunicazioni della TV di Stato. Le idee, essere di sinistra vuol dire produrre valore. Il dibattito di Repubblica di Giovanni Cominelli e le interviste appunto per ampliare un discorso di analisi sul nuovo governo. Continuiamo a sfogliare Repubblica. Beffa Ucraina nel cuore della Russia, incursioni nella base con degli elicotteri. Il comandante di Kiev colpisce indisturbato a soli 200 chilometri da San Pietroburgo. Per rappresaglia Putin continua a bloccare le navi del grano. Il video dei blitz, alcuni fermi immagini dal video del blitz ucraino nella base degli elicotteri, come vedete appunto è stata un raid al confine con l'Estonia. Andiamo avanti, continuiamo a sfogliare Repubblica Nazionale. Israele, il ritorno di Netanyahu, ma la maggioranza è sul filo. Secondo gli exit poll, l'ex premier andrebbe al potere con un esiguo margine sul Lapid. La clamorosa rivincita di Bibi e di Bibi e lo spettro della destra estrema, intanto questo è appunto il sostenitore di Netanyahu e la situazione politica in Israele. Bolsonaro non riconosce la sconfitta, legittime le proteste contro il voto. Dopo 60 ore di silenzio, siamo in Brasile, e tensione, non concede la vittoria al rivale Lula, ma avvia la transizione. San Paolo, 60 ore di attesa per un discorso alla fine parziale ambiguo e la prima apparizione pubblica per lo sconfitto Bolsonaro dopo il risultato delle urne, che ha eletto Lula da Silva nuovo presidente del Brasile. Pochi minuti per solidarizzare con i manifestanti che protestano per ingiustizia che abbiamo subito, dicono, ma invitano a rimuovere i blocchi per un metodo che non ci appartiene, commentano,
che utilizza invece la sinistra. Quindi un silenzio interrotto del presidente uscente dopo 2 giorni appunto di no comment. Dai, beviamo una birra, la chat del professore con la studentessa che imbarazza il liceo. Siamo a Roma, le avanza ad un'allieva minorenne di un docente dell'Albertelli. Ragazza, tu attenti alla mia vita. Quando finisci, vediamoci subito. I messaggi scambiati poco prima dell'uscita delle pagelle e arriva la denuncia dei genitori. Treviso, 22enne investita di notte sul ciglio della strada, una tragedia, aveva solo 22 anni e aveva litigato con il suo fidanzato. La telefonata a vuoto al padre per farsi venire a prendere, travolta e uccisa da un ubriaco. Il guidatore era anche positivo alla droga, il papà non ha sentito il cellulare. Una tragedia vera e propria, vivrà sempre quest'uomo con il rimorso. Queste le notizie di Repubblica Nazionale, continuiamo a guardare la schermata dei giornali e passiamo al nostro focus provinciale con Repubblica Napoli. Abbiamo parlato della Napoli dai grandi numeri per questo ponte di Ognissanti e il comune rimuove i rifiuti ma in centro è paralisi traffico, il boom turistico su impulso del sindaco Manfredi, parte il piano dell'Asia, la raccolta continua con 70 uomini più cestini, pochi vigili in strada, maxi ingorgo nella City, davvero una giornata di passione, complici anche le visite al cimitero ieri nella città di Napoli. Ingorghi da via Marina al lungomare, ma nelle strade i vigili non si vedono, il piano traffico non regge, chilometri di auto in fila, centro bloccato, polizia municipale assente. In via Acton, via De Pretis, municipio, automobilisti su tutte le furie. Qualche foto della situazione di traffico ieri a Napoli. Rifiuti e pulizia in centro, scatta il piano raccolto per la raccolta per l'afflusso turistico e 70 addetti in campo in maniera straordinaria proprio per queste giornate. E andiamo sui numeri, il boom di visitatore per il ponte di Ognissanti, 26 milioni. Confesercenti, 13 milioni gli incassi per le attività ricettive, il 11 milioni e 200 per i ristoranti e bar, 2 per il commercio. Il record dei turisti che si è registrato a Napoli, soprattutto nella giornata di ieri. La cronaca, rapinatore accerchiato, spara e ferisce 3 persone. Una storia di assurda follia da Gianturco. L'uomo era ai domiciliari per tentato omicidio dopo essere evaso con un complice. Aveva strappato l'orologio ad un passante, ma la folla ha reagito. Le vittime non sono per fortuna gravi. Andiamo a Gragnano, ancora cronaca di un giovanissimo che a soli 20 anni tenta di pugnalare un carabiniere e viene fermato. La ricostruzione di quanto accaduto fatta dagli inquirenti. Il giovane infatti doveva essere sottoposto ad un percorso terapeutico suggerito dal centro di igiene mentale, ma ha reagito con estrema violenza all'intervento dei sanitari. Stesso scenario si è verificato anche quando sul posto sono arrivati i militari. Ancora violenza, ancora Gragnano, picchia moglie e figlia da 10 anni, preso la prima volta che papà mi ha colpito, aveva 3 anni, il racconto straziante di violenza domestica raccontato anche dalla figlia dell'assalitore. La prima volta avevo 3 anni, un ricordo agghiacciante che riemerge nella memoria della ragazzina che oggi di anni ne ha 13. Sua sorella più grande e sua madre, anche loro vittime dell'orco, invece coglieva ogni occasione per colpire con calci e pugni chi non poteva difendersi, contando di essere protetto dalle mura di casa e dal terrore delle sue vittime. Un muro di paura, silenzio che si è infranto con la denuncia ai militari. Svolta nelle indagini sulla morte di Ugo Russo, colpito alla testa mentre scappava. Fu omicidio, il processo è più vicino, chiuse le indagini per il carabiniere libero dal servizio che a marzo del 2020, come ricorderete, uccise il giovane rapinatore nel rione Santa Lucia, quartiere Santa Lucia. Vediamo insieme la ricostruzione ottenuta, i primi 2 colpi lì ha esplosi da distanza ravvicinata quando ha visto la sagoma del rapinatore che gli puntava la pistola contro, ma poi mentre il ragazzino era già ferito ad una spalla e stava scappando verso il motorino del complice, ha sparato altre 2 volte, lo ha raggiunto allo sterno, sotto lo sterno e un'altra volta alla testa.
Il militare era in auto con la fidanzata, secondo l'accusa, dunque sparò 4 volte, quindi si delinea il contorno delle indagini definitivo. La difesa ha 20 giorni per replicare, presentando memorie o chiedendo nuovi atti, quindi questo è l'iter verso il processo per la morte di Ugo Russo, 15 anni, giovane rapinatore dei quartieri spagnoli. Autonomia, il PD diviso tra nord e sud, Sarracino parla e dice ci opporremo con forza. Il dibattito aperto tra i parlamentari Dem, dopo le parole di Fassino, De Luca Junior, il problema non è se fare la riforma ma come farla. Valente dice il tema va tolto subito dall'agenda, altrimenti il mezzogiorno sarà penalizzato, contrario anche l'ex ministro Speranza, quindi prende forma anche il dibattito tra i contrari. Vediamo altre notizie da Repubblica, lo sport, Napoli che peccato primo KO a Liverpool ma vince il suo girone, Ostigard segna ma è fuori gioco, dice pochi centimetri, poi nel finale 2 gol, 2-0 per gli inglesi, gli azzurri comunque escono a testa alta, quindi questa è la sintesi dello sport. Guardiamo insieme anche le cronache. La Coscioni va in ferie. I 16 servizi dell'ASL di Salerno, 15 dipendenti, rischiano l'interruzione di servizio. Per i lavoratori non vi è certezza. La dottoressa responsabile del personale è stata promossa a dirigente della struttura complessa. Approvate le richieste, non è stata disposta la nuova sede. Intanto ancora le cronache, andiamo all'interno. Provinciali, la sfida tra Alfieri e Alfano, Azione resta a guardare e Italia dei Valori che va con il CSX, nessuna sorpresa dopo la presentazione delle candidature, tramontata l'ipotesi francese. Appello di Celano, cambiare la legge elettorale, vittoria così non è meritata. Intanto la Meloni conferma il sostegno all'Ucraina, mentre Berlusconi strizza l'occhio a Putin. Un commento da prima pagina. 2 novembre, il fatto, noi venditori abusivi, l'associazione di categoria entra in campo per la tutela dei commercianti, maggiori controlli nei cimiteri. Poi ancora. Divisa della municipale pari alle altre, il segretario Angela Rispoli vinta una battaglia di dignità. Vestizione a casa retribuita, Corte d'Appello ribalta la sentenza e riconosce i risarcimenti per gli agenti della municipale. Queste le notizie dalle cronache. Andiamo a guardare insieme anche il portale di 8pagine.it per avere anche una panoramica delle notizie in tempo reale. Guardiamo subito il portale, l'apertura. 10 anni di violenze su moglie e figli a Gragnano, perché nessuno si è accorto di nulla, la notizia di cronaca che abbiamo letto insieme. Poi in primo piano, Fisciano, il caso della bimba giù dal balcone di casa sua, nessuna lesione agli organi, per fortuna la piccina al santo bono viene appunto tenuta sotto controllo e sembrano non gravissime le sue ferite. Intanto ad Avellino un agente della penitenziaria salva una famiglia in autostrada e dice poteva essere una strage, appunto la persona salvata, nel voler ringraziare questo poliziotto penitenziario, vedremo più avanti in una missiva. Andiamo per ordine, partiamo da Napoli, guardiamo la pagina di Napoli. Napoli, andiamo su Napoli. 10 anni di violenza abbiamo visto a Gragnano, un racconto di omertà, di silenzio, della violenza che si consuma tra le mura domestiche. L'incredibile vicenda solleva una serie di interrogative sul perché nessuno sia intervenuto. Così i carabinieri hanno messo fine ad un incubo, gli occhi gonfi e labbra sanguinanti, i segni della violenza, perché le vittime non hanno denunciato. Poi ancora, torniamo su Napoli, sulla prima pagina, sale al 16° piano del palazzo e si lancia nel vuoto, una donna polacca di 23 anni l'ha messo fine alla sua vita, è disperato, un gesto che ieri ha reso ancora più tragico il momento di commemorazione dei propri defunti. La tragedia si è verificata nel pomeriggio, la vittima secondo i primi accertamenti era di nazionalità polacca, era arrivata a Napoli ieri, avrebbe compiuto 23 anni il 17 novembre, non si sono ancora note le generalità, a quanto pare avrebbe sofferto di una forte depressione. Torniamo su Napoli. Rapida carrellata, turismo in campagna, occasione di crescita per il commercio, i rifiuti a Soccavo, c'è di tutto in una discarica spuntata dal nulla. Manfredi a pranzo con Fico, nuovo asso PD 5 Stelle, ieri al ristorante in centro l'incontro su Napoli e sul futuro politico, e andiamo anche sulle altre province, ci spostiamo su Salerno.
Bimba giù dal balcone di casa sua, vediamo le condizioni che appunto non prevedono lesioni agli organi. Il tribunale intanto questa mattina ci sarà l'interrogatorio di garanzia del padre accusato di tentato omicidio. La caduta attutita da una rete metallica, la piccola non è in pericolo di vita, un vero e proprio miracolo che ha impedito una terribile tragedia. Una rete metallica, secondo la ricostruzione, sarebbe stata provvidenziale nell'evitare un impatto diretto sull'asfalto, quindi un vero e proprio piccolo straordinario miracolo. Intanto proseguono le indagini, stamane in tribunale in programma l'interrogatorio di garanzia da capire se l'uomo è in condizioni di rispondere alle domande del giudice. Torniamo su Salerno. Blitz nello staff del film The Equalizer 3, droga nelle camere, due arresti, sequestrati 120 grammi di cocaina, a finire in manette due addetti al catering. Ieri pomeriggio i carabinieri di Amalfi hanno fatto irruzione appunto negli alloggi dell'Equalizer 3 con Denzel Washington, scattano le manette per altre due persone, droga negli alloggi dello staff. Blitz appunto dei carabinieri che hanno perquisito le camere, stando a quanto si apprende nel corso delle verifiche, i militari hanno sequestrato 120 grammi di cocaina, i due sono ai domiciliari presso una struttura alberghiera di Maiori in cui alloggiano, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il dramma nella serata di ieri, i controlli sono scattati dopo l'improvvisa morte di un 55enne responsabile del catering deceduto a seguito di un infarto nella serata di ieri. Da Salerno ci spostiamo a Caserta. Il Covid, si torna a morire nel casertano, dolore a Casa Giove. Tivoli fatale ha parlato, Pannarelli nuovo allenatore della Casertano, le notizie che arrivano dallo sport, e ci spostiamo nelle aree interne. Andiamo a vedere quali sono le notizie che arrivano da Benevento. Tasso crescita per provincia Benevento, tra le poche non in recessione in Italia. Il Sannio crescerà anche nel 2023, solo 37 territori della penisola ci riusciranno. Vediamo appunto l'articolo, sono le previsioni che arrivano da CGIA di Mestre sugli andamenti economici provinciali, tasso di crescita per provincia. Benevento sale anche nel 2023. Primo piano, Benevento, giovane detenuto ferisce tre agenti, si taglia con un vetro, l'ira del Sappe. Airola, denuncia del sindacato autonomo che chiede un intervento del governo per l'aumento delle unità al lavoro, ma anche per il miglioramento delle condizioni di lavoro stesso per gli agenti all'interno delle carceri. Torniamo sulla prima pagina di Benevento. Benevento fa il piano di turisti, bellissima, una vera sorpresa, e poi ancora le misure non riguardavano solo l'ergastolo e il mafio, ma tutti i reati ostativi, presa di posizione dell'Unione Camera Penale sabato a Roma, riunione con tutti i presidenti. Ancora la cronaca, già in carcere per stalking alla ex, nuova ordinanza ai domiciliari, finisce un 37enne di Apice che era stato già condannato, pensate, a 2 anni. Da Benevento ci spostiamo ad Avellino. Ogni istante ad Avellino il caro Fiori non ferma le visite al cimitero. Il reportage di Angelo Giuliani regge il piano traffico, ma gli aumenti del settore si fanno sentire per fiori e piante. Caschi bianchi dispiegati su più fronti. La crisi si fa sentire anche per noi, dicono i fiorai, che fanno la differenza con gli incassi degli altri anni. I consumatori parlano invece di rincari anche fino al 30%, soprattutto di crisantemi ed orchidei. Si replica domani, quando ci saranno anche le celebrazioni con la messa officiata dal vescovo Monsignor Arturo Aiello. Torniamo su Avellino. Intervento salvavita in A16, l'agente penitenziario salva una famiglia, e che dicono appunto poteva essere una strage solo grazie allo straordinario coraggio di questo agente, che ha contattato anche altri colleghi, si è evitato il peggio sulla 16 tra Monteforte e Baiano. Torniamo sulla prima pagina, guardiamo il primo piano, Avellino Turris i convocati, poi Serie C, la Coppa Italia, lo scontro anche in politica con Alaia contro Petracca, che dice ha perso i buoi e ora cerca le corna, dopo la sconfitta elettorale e resa dei conti nel centro-sinistra ad Avellino. L'ultimo dato Covid, 208 positivi su 1155 test, 46 contagi solo ad Avellino, la nuova dogana per il centro storico in rilancio, il progetto tiene aperto il dibattito sul
sul restyling in città. E con questa notizia si chiude l'edicola di 8 Channel. Vi ricordo anche i prossimi appuntamenti con l'informazione. Alle 14 in punto con il TG News regionale con tutte le notizie dalle 5 province e alle 14.30 con il TG Sport. Grazie ad Aldo Fenizia in regia e buon proseguimento sul nostro canale.